Benvenuti a tutti in questa nuova esplorazione. Allora, dunque, questa in realtà non è un'esplorazione come quelle che faccio sempre, questa è in realtà più un video denuncia rispetto a una struttura che è abbandonata nel comune della città in cui io abito. Adesso vi faccio vedere il video e vediamo se i più bravi riescono a capire di quale situazione parlo. Come ben vedete, questo è un campo di calcetto che, tra le altre cose, non sarebbe nemmeno messo malissimo, perché come ben vedete il terreno è abbastanza buono, quindi sinceramente risistemarlo ci vorrebbe ben poco. Fra le altre cose è anche presente la rete al di sopra, si chiama il cosiddetto gabbione, no? Quindi questo sarebbe anche recuperabile, abbastanza recuperabile. So per certo che comunque la struttura non è completamente abbandonata, perché come vedete lì c'è un casottino dove c'erano prima gli spogliatoi. E ho visto prima entrare delle persone di una squadra di calcio di questa zona e ho visto prendere palloni, quindi probabilmente in questo momento viene utilizzato questo spogliatoio, meno male almeno quello, per appunto come deposito di palloni della squadra di calcio locale. Lì più avanti invece abbiamo quello che secondo me è, diciamo, lo spreco maggiore di questo impianto sportivo, che è il campo da tennis. Adesso lo vediamo meglio. Ci stiamo addentrando. Come vedete, purtroppo qua giù sono venute anche alcune persone a spaccare l'impianto, quindi è un peccato doppio, perché questa struttura, che potrebbe essere sfruttata meglio, è stata distrutta completamente dai vandali. Come si può vedere, anche in questo caso la pavimentazione non sembra troppo rovinata. Oddio, un po' si è rovinata. Fra le altre cose vediamo anche delle strisce di campo da basket, quindi questo veniva utilizzato anche come campetto da basket. Vediamo che sono presenti i lampioni per l'illuminazione notturna. Quel casottino lì, sinceramente, non so che tipo di casottino possa essere. Qui alle mie spalle, dopo aver visto già un campo di calcetto, c'è un altro campo di calcetto. Questo suppongo che questo è un po' messo peggio rispetto all'altro, quindi questo magari è anche irrecuperabile. Qui ci ho fatto caso soltanto adesso. Questa è una porta da calcio che non penso sia qui a caso. Probabilmente questo punto prima veniva utilizzato come campo di riscaldamento per i ragazzi. Poi vediamo laggiù più avanti. Ora magari ci facciamo anche un salto, vediamo un po'. C'è una specie di tirassegno con l'arco. Se la zona del tirassegno non è abbandonata, non è sicuramente tenuta come si deve. Per quanto riguarda invece i campi da calcetto, i campi da tennis, sono veramente messi male in una struttura che comunque è una delle più grandi, è una delle più importanti della nostra città. Secondo me dovrebbe essere tenuta un po' meglio. Spero che questo video sia servito e serva soprattutto a sensibilizzare un pochino l'opinione pubblica per quanto riguarda questa struttura, per quanto riguarda questi campi da calcetto, questo campo da tennis, per vedere se si può risistemare e renderlo di nuovo disponibile ai cittadini. Bene, per quanto riguarda questo video è tutto, iscrivetevi al canale, condividete più possibile questo video, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima esplorazione. Ciao a tutti, ciao!